Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vi parlo di una sedia a sdraio sottilissima. Come potete vedere, quella che ho tra le mani è una sedia a sdraio della marca La Fuma. Si tratta della sedia a sdraio più sottile presente sul mercato. Infatti, quando è chiusa, occupa veramente pochissimo spazio. Prima di andare a vedere le caratteristiche di questa sdraio, come al solito vi chiedo di mettere un mi piace sotto questo video per aiutarmi a crescere col canale, supportarmi e farmi portare sempre nuovi contenuti interessanti. Iscrivervi se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andrò a pubblicare. Ma ora andiamo subito a vedere le caratteristiche di questa sdraio. Partiamo sicuramente dalle dimensioni. Infatti, da chiusa questa sdraio misura 62 cm in larghezza, un'altezza di 126 cm e una profondità di appena 4 cm. In termini di peso invece siamo a 3,4 kg, quindi una sdraio leggerissima, perfetta da trasportare, piegare e riporre, perché come abbiamo visto occupa pochissimo spazio. Si tratta infatti di una sdraio adatta anche a chi magari ha un camper e quindi magari vuole una seduta comoda, ma al tempo stesso che occupa pochissimo spazio quando deve essere ritirata. Questa è la soluzione ideale. Come al solito vi lascio il link in descrizione del prodotto che ho tra le mie mani e di tutti gli accessori che andremo a citare in questo video, ma andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questa sdraio. Il marchio di questa sdraio è La Fuma. Si tratta di una casa francese che produce il suo arredamento principalmente in Francia nei suoi stabilimenti. Utilizza materiali di qualità, infatti la struttura è realizzata in acciaio ad alta resistenza su cui viene applicata della vernice in poliestere anti-UV. Questo dona a questa sdraio una qualità del prodotto che ci permette di utilizzarla nel corso degli anni avendola praticamente sempre come nuova. Per quanto riguarda invece il tessuto, si tratta di tessuto Texplast, perfetto per un utilizzo in esterno perché è resistente sia ai raggi UV che all'acqua. Inoltre, grazie alla trama aperta che è presente in questo tessuto, la sedia è traspirante e non trattiene l'acqua, quindi si asciuga in pochissimo tempo anche dopo essersi bagnata. Andiamo a vederne invece il funzionamento. Come vediamo, nella parte posteriore è presente un attacco a cremagliera con quattro posizioni che ci permetterà quindi di utilizzare la nostra sedia non solo in versione sdraio ma anche in versione sedia, mentre nella parte frontale non abbiamo un tubo, cosa che ci permette di avere una comodità di seduta maggiore non avendo un tubo rigido che intralcia il punto dove solitamente andiamo ad appoggiare le gambe. Quindi una volta che l'abbiamo aperta, con la parte superiore possiamo andare a scegliere il punto in cui vogliamo andare a posizionare la nostra sedia. Quindi abbiamo una seduta di questo tipo, che è quella diciamo più dritta per andare a leggere, per utilizzarla come sedia, e poi possiamo scendere alle sedute più basse per utilizzarla come sdraio. Questa è la terza posizione e poi abbiamo la posizione più bassa, che è quella che ci permette praticamente di essere coricati. Andiamo quindi a provare le varie posizioni. Questa è la più bassa, poi abbiamo una seconda posizione invece già più eretta, terza posizione e poi quarta posizione che risulta praticamente una sedia. Nella parte sottostante sono presenti quattro piedini che ci permettono di andare a appoggiare la sedia a terra senza farla scivolare se non la posizioniamo su un prato ma se la posizioniamo su una superficie rigida. Come vediamo, la maneggevolezza e la leggerezza di questa sedia ci permette di spostarla facilmente. Inoltre il tessuto Texplast garantisce un supporto fino a 130-140 kg. La sedia è completamente sfoderabile, infatti possiamo andare a togliere completamente il telo per andarlo a lavare o per andarlo a sostituire. Vi lascio il link in descrizione di alcuni teli che si possono acquistare per andare a sostituire e quindi cambiare il colore della sdraio, o volendo magari se si è usurato o rovinato per qualche motivo. Come abbiamo visto, è molto semplice andare a togliere il telo e andarlo a riposizionare. Sempre di questa linea, La Fuma realizza anche un tavolino da utilizzare magari in abbinata alle due sedie come abbiamo noi, di cui vi lascio il link in descrizione, e inoltre realizza anche un ombrellino parasole da andare a attaccare direttamente al tubo per andare a parare magari il sole sulla testa quando utilizziamo la sdraio all'aperto. Tra gli accessori che possiamo andare ad acquistare c'è anche il cuscino, sempre realizzato con lo stesso tessuto, anche questo sfoderabile, quindi possiamo andarlo a lavare semplicemente o a sostituirlo se vogliamo utilizzare un altro colore. Grazie alla cintura elastica posta sul retro si applica semplicemente dietro alla sedia e poi si va a stringere in modo tale da tenerlo all'altezza desiderata. In questo modo avremo un supporto aggiuntivo per la testa quando andiamo a utilizzare la nostra sdraio. Quando andiamo a richiudere la sdraio basterà semplicemente andare a tirare su la struttura che va ad attaccarsi alla cremagliera, in alto anche invece la cremagliera, e avremo la nostra sdraio chiusa. E come vediamo, in uno spazio
veramente ridotto, abbiamo due sdraio che possiamo facilmente ritirare all'interno di un mobile del nostro giardino, possiamo tenere in garage durante la stagione invernale o possiamo ad esempio inserire all'interno del camper quando non dobbiamo più utilizzarle. Se avete delle domande su questo prodotto, come al solito lasciate un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa sdraio, se avete già acquistato dei prodotti La Fuma e come vi siete trovati. Vi chiedo di mettere un mi piace sotto al video per aiutarmi a crescere col canale e portare sempre nuovi contenuti. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Per questo video con le sdraio La Fuma è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.